Si è svegliata sotto la pioggia questa mattina Atene in una giornata che è importante per le mobilitazioni. Oggi infatti il Parlamento dovrebbe approvare le misure imposte dalla Troica europea per avere accesso al prestito internazionale. È una giornata in cui la mobilitazione sarà in piazza Sintagma, sotto il Parlamento fin dalle prime ore del pomeriggio. Una manifestazione, una mobilitazione convocata da molti. Ieri sera in Facebook correva anche l'invito di Mikis Theodorakis, il famoso cantautore del tempo dei colonnelli, che invitava ad essere in piazza in questa giornata per difendere un paese ormai stremato dalle misure di austerità. Una mobilitazione convocata perciò da molti, dai sindacati, dai movimenti, da tutte le organizzazioni, diciamo, politiche, che vedrà l'appuntamento in piazza Sintagma. Il Partito Comunista invece ha dato appuntamento in un'altra piazza, e che dovrebbe fin dal pomeriggio cingere, diciamo così, d'assedio il Parlamento. Ieri sera il Premier Papadimos, in un discorso televisivo alla Nazione, diciamo, ha detto che si tratta del punto zero, di un momento fondamentale per le vicende greche, che certo si tratta di fare sacrifici, ma tutto questo è l'unica maniera per rendere credibile la Grecia a livello internazionale. Intanto aumenta, diciamo, il numero dei deputati sia di Neodemocrazia, sono arrivati a essere circa 13, che del PASOK, una decina, che hanno già dichiarato che voteranno contro le misure. Un dato però assolutamente insufficiente da un punto di vista dei numeri, perché la maggioranza blindata di cui gode il governo tecnico di Papadimos è ben maggiore, per cui da questo punto di vista il voto in Parlamento è abbastanza scontato nella giornata di oggi. Non scontato invece è quale sarà il livello di mobilitazione in un paese che ha già visto moltissimi scioperi generali, gli ultimi di queste due giornate, e moltissime manifestazioni, e che oggi scenderà in piazza per ribadire ancora una volta l'opposizione alle misure dell'austerity, ma anche per cercare, diciamo, di dar voce alla richiesta di un cambiamento nel paese. L'appuntamento perciò è in piazza Sintagma fin dal pomeriggio, per vedere appunto quale sarà, diciamo, in questa giornata di mobilitazione anche il clima vero di un paese che vive profondamente una dimensione di immiserimento complessivo dettata già dalle misure di austerità portate avanti dal governo greco su ordine internazionale in tutti questi mesi. E nel centro città è stato già posto un ingente schieramento, soprattutto di poliziotti antisommossa, che sono quelli più duri, diciamo, anche nella repressione, così come è stato in tutti questi mesi, per cui vedremo oggi pomeriggio cosa succederà in piazza Sintagma davanti al Parlamento greco.